Eccoci qua, signori, Big Luca da Dubai, dalla sua stabile maggiore di residenza, Emirati Arabi Uniti, signori. Aspettiamo che voi, aspiranti occorrenti babuini, vi connettiate a questo live. Il live è aperto anche alle gazzellucce, che sono un po' confuse, cominciano a non capire. Io certe cose le avevo dette, poi... Fate come volete, come andiamo, signori, come andiamo? Io mi sono appena pompato in palestra, ho appena fatto braccia, stiamo tornando, ero lì che emettevo dei gemiti anche poco gradevoli, ma non li sente nessuno perché sono nel garage. Come andiamo, signori? Tutto a posto, come procede il vostro lucro, il vostro business, la simil... Quarantena, hanno riaperto le gabbie da voi, tutti che vanno in giro. Ciao, ciao a tutti, signori. Allora, innanzitutto, fate share di questo video. Abbiamo aperto il free trial di babbuini, ok? Quindi info marketing per babbuini, potete vedere i feedback che ci stanno arrivando. Allora, il link è provababbuini.com. Quindi se voi andate su www.provababbuini.com potete accedere alla versione gratuita del corso. Abbiamo sbloccato solo qualche lezione, ovviamente, non so quali perché l'ha fatto chi di dovere. Comunque, no, non gioco a scacchi, però sono abbastanza in grado. Se volete vedere, siete scettici, dice no, ma secondo me sì, tutto a posto, andate su provababbuini.com e entro 5 secondi lasciate i vostri dati, potete andare nella versione di prova, ok, nel trial gratuito che noi abbiamo messo in piedi per voi gazzellucciole non capenti e spolpate dalla forza babbuinica. Quindi provababbuini.com. Prova babbuini, ma sei tu che le metti? Sì, devo dire che questo indirizzo è merito mio, perché il mio ufficio aveva messo tipo prova Katanga slash babu, ma ho detto, ma compriamo un nuovo dominio per non farci mancare nulla, tanto a noi piace abbastanza, quindi provababbuini.com. Il corso, ragazzi, sta creando un pandemonio. Primo motivo è che voi vedete i feedback, la maggior parte si è già ripagata il corso. Ora voi dire, ma com'è possibile che si sia già ripagato il corso? La parte sull'acqua è paurosa, l'acqua non mi ricordo, ecco, quindi dico ma sarà una truffa. No, ragazzi, il fatto è questo: ovviamente le persone che stanno già monetizzando sono persone che avevano già di massima un'attività, un business di consulenza, o emettono fatture, parcelle, done for you, videocorsi, eccetera, e quindi immediatamente, applicando solo due delle 100 miliardi di tecniche comprese in babbuini, ha subito monetizzato di più di quanto gli è costato il corso, ok? Questo per dirvi cosa? Che quando vi dico che voi state lasciando dei soldi sul tavolo, sul piatto, non lo sto dicendo per vendervi il corso, perché non me ne frega niente, perché altrimenti centinaia di persone vedono il corso e poi si lamentano. Invece non è così, è un corso strepitoso che contiene veramente delle strategie che non conoscete. Questo è un corso ottimo per chi non sa ancora cosa fare, questo è un corso che vi dà un cosa vendere, un come venderlo, e quindi poi lo vendete, sia per potenziare ciò che fate, ok? Quindi le persone, i feedback che vedete, non dovete essere scettici, ragazzi, sono di persone che già stavano lavorando, hanno visto 1, 2, 3 video, hanno subito potuto applicare delle strategie, c'è chi ha fatto 2K, 3K, 5K, 7K, è arrivato un feedback con i bonifici. Però siccome di WhatsApp non si vede, penso che siano 700, 300, 400, 7000, 3000, 4000, non lo so, non so se abbiano già messo la foto in pagina. Quindi questo è quanto, c'è il free trial, provababbuini.com, quindi tutti voi che siete lì, che guardate, ve la tirate, no, ma perché babbuini, ma questi nomi, sì ragazzi, lo so, è dura la vita è dura, e purtroppo è così, e se siete stupidi, come dice Dan Kennedy, è ancora più dura. Quindi provate il corso. Domande? Tra 5 giorni il corso finisce, ragazzi, perciò non aspettate all'ultimo che poi non vi passa la transazione, scade l'offerta, eccetera. Ci sono tutti i bonus,
Il valore reale è di circa 10.000 dollari. Allora io so già che qualcuno dirà, ma perché se vai a vendere a 1.000? La motivazione è che se mettiamo, ragazzi, il corso a 10.000 lo prendono in troppo poche persone, e per il nostro lucro e per formare abbastanza persone, ok? Possiamo venderlo a 10.000, ma stringeremmo troppo. Come dire, ma perché la Ferrari non la vendiamo a 3 milioni? Perché al che non se la comprerebbe nessuno. Bisogna mantenere dei prezzi che abbiano un senso di mercato, che poi è anche una delle lezioni in Babuini, perciò questo è il senso, non è falso, ok? Altrimenti andate dall'avvocato, vi fate scrivere voi 7 contratti, pagate quello che c'è da pagare, non me ne frega niente, va bene? C'è Naike, Naike è qui che guarda il live, non lavora, lei la lucratrice Naike lucra anche guardando il live, è vero o no? È vero o no? Va bene? Quindi questo è quanto. Corso su info marketing, informazioni, include il corso di Dan Kennedy, include i bonus, include l'intervento di DD. Ragazzi, non fatevelo scappare. Anche se voi credete di non vendere informazioni, cioè, no, ma io cosa c'è? Andate su provababuini.com. Avete capito che è gratis? Provababuini.com. Io so già che adesso, il giorno dopo il classico, ah, ma c'era il trial? Beh, lì sono uscite le email. Passatevi il link tra di voi, fate sharing is caring, che è un po' un termine inglese. Ciao Joseph, domande sul corso, domande sulla vita, domande sul senso. Vi consiglio Mentecatti o Babbuini per cominciare? Ti consiglio di prendere Babbuini perché ti dà anche proprio un cosa vendere, cioè ti spiega un mestiere, tra virgolette, ed è in lancio con tutti i bonus. Se vai a guardare i bonus ti accorgerai che valgono esattamente quello che ti ho detto che valgono, di cui c'è il corso di Dan Kennedy che se lo volete comprare da solo costa 3.000 dollari, se volete compratelo, se comprate da me 1.200 includo tutto, perché? Perché è un'offerta di lancio, funziona così. Devo iniziare un concorso sull'hackeraggio. Quanto stai spendendo di ads in questo periodo? Poco, pochissimo, perché stiamo ricominciando su Facebook. E AdWords non lo so, ma secondo me saremo, ma forse neanche a 500 al giorno, non lo so, non sto seguendo, forse 500 al giorno, non tanto assolutamente. Chi può se lo prende in bundle con Mentecatti, e occhio a non lasciarvi sfuggire l'offerta, perché già ci sono già persone che iniziano, ah, ma io ho visto i due dei miei competitor hanno fatto, come, perché, ma c'entra Babbuini? Ma è per Babbuini che hanno fatto questa cosa, e voi fate quel cazzo che volete, poi i competitor vi massacrano. Peraltro nel corso è spiegato anche come non massacrarsi inutilmente tra competitors, però sono cose che magari sono delle invenzioni, ragazzi, ma magari una truffa, cosa ne sapete, magari mi mandate il pagamento e io scappo, e però dove scappo? Nell'altra stanza? Ah, signore. Quanto stai spendendo? Corso fantastico, ora lascio le live che vado a creare una nuova categoria, sono busy, grande. B, come si fa a mantenere la fede quando fallisci per l'ennesima volta in un'impresa molto difficile per cui ti scoraggiano tutti, è durissimo persistere nel never quit? Allora, a volte dovresti smetterla di fare quello che fai se ciò che fai non ti porta da nessuna parte. Cioè, tu vuoi avere il six pack, devi smettere di mangiare i salsicciotti, no? E quindi questo va bene. Il fallimento, cioè tutto è difficile prima che facile. Una delle cose per cui dico l'isolamento è perché non puoi continuare a fare ciò che fai se hai dei gufacci che ti dicono no, ma lascia perdere, nessuno è così forte. Cioè l'isolamento è un problema reale. Prima che voi abbiate, quando avete risultati che diventano parte della vostra identità, allora potete controbattere, e soprattutto quando è parte di voi il risultato, non ingaggerete più in discussioni. Cioè la gente non è più scettica, al massimo sta zitta. Il problema di quando cominciate a creare un nuovo io, cominciate a studiare cose nuove, è che voi avete il progetto in mente, però gli altri non lo vedono, lo vedete voi, e quindi gli altri vedono ancora la vostra vecchia versione, cominciano a spaccarvi le palle. Ed è lì che dico isolatevi. Cioè, quando dico isolatevi è per questo, non è che è un termine buddista che dovete essere feng shui perché è l'isolamento del monastero, no, è proprio per questo, c'è un fatto pratico. Non potete resistere se la gente vi spacca le palle. Ah, ma ecco perché c'è poca gente. È sabato. E dove siete il sabato, scusate? Voi mi vorreste dire che siete fuori. Shake my body, dance. Dai, che avete una certa età e lo sapete. Big, sei un grande, sto facendo un percorso con un tuo grande allievo. Bene, mi fa molto piacere. Io Big sto mettendo più soldi possibile, cioè andrò a Bali così mi iso da tutti, mi dormo al meglio, dici che va bene, sì. Hai mai testato il tuo IQ, se ci sono dei
contro nell'avere intelligenza superiore alla mia. Allora, Simone, i test del QI li odio perché su di me non funzionano. I casi sono due: o sono una persona nella media, cosa che i risultati non dicono che io sono, oppure i test sono sbagliati. I test standard non identificano, ed è una cosa conosciuta, almeno il 10% della popolazione. Ti faccio un esempio. Io ho fatto il TOEFL, ok? Test of English as a Foreign Language, che no, non si pronuncia TOEFL, ok? Come alcuni ignoranti pronunciano. Basterebbe, ragazzi, è facile. Ascoltate quello che dicono i native speakers, TOEFL, FOL, proprio, non è TOEFL, TOEFL, non è quella roba lì. Basterebbe ascoltare e notare le cose. Così, è una cosa che mi sembra innervosito questo. Dice, no, perché? Vabbè. Ok. Succo di albicocca, utile. Da piccolo io me ne facevo a litri. Mamma, se guardi questo video, succo di albicocca, donna, me ne ha preso 8 litri. Quando ero spaesato. Allora, il TOEFL. Ora, la mia conoscenza dell'inglese è a livello madrelingua, non è un fatto discutibile, è inoppugnabile, ok? Preferisco leggere in inglese rispetto all'italiano. Penso sia in italiano che in inglese, alcune cose le penso in inglese. Io avevo fatto un test di inglese, all'inizio è andato malissimo. Quando poi l'università, dopo un anno che studiavo lì, mi aveva richiesto il test di inglese, lasciamo perdere certi discorsi, io l'avevo superato per il rotto della cuffia. Non è possibile. Oppure anche il cinese. Io ho avuto un'enorme difficoltà perché testavano il mio livello di cinese all'università. Con dei metri io dicevo, ma cos'è sta roba? Il gatto è sulla panchina? Ma non si dice, non lo so come si dice. Però ero in grado, io leggevo, adesso farei veramente fatica, purtroppo molto il cinese, coglione io, non sono dimenticato, leggevo Harry Potter e la pietra filosofale in cinese, non è uno scherzo, ok? Guardavo Harry Potter in cinese, si dice Harry Potter in cinese, è vero? Mi siedo con questo intelligentone, io ero stato preso al secondo anno di studi cinesi contemporanei dell'università di Nottingham, ok? Prima andavo all'università di Aberystwyth, perché avevo scritto io, mi ero candidato, ho detto mi potete prendere al secondo anno che è in Cina, guardate che io il cinese già lo so abbastanza bene, non a livelli, però insomma posso conversare, così. Mi hanno fatto il test, tutto bene, ho mandato il video, gli ho detto quanto sapevo leggere, eccetera. E mi avevano anche fatto accedere alla classe di traduzione con i madrelingua, io ero l'unico, ok? L'unico, in giapponese direste gaijin, in cinese dice lao wei, l'unico straniero in una classe di cinesi dove io traducevo dal cinese all'inglese e dall'inglese al cinese. Ok? Quello era il livello 5, dove io ho preso l'equivalente italiano del 28. Perfetto. Mi fanno fare il livello 3, che era il livello dei babalei, insufficiente. Mi hanno proprio chiamato. Ma com'è possibile? No, ve lo chiedo io com'è possibile. Ma guardi, qui il livello 5, poi ci sono anche te, no? I saltafuoco per vedere se baravo. Sì, il cinese, certo. Parlavano in cinese, no? Così. Com'è possibile? Quindi i test fanno cagare. I test del cui mi innervosiscono, perché io ho proprio una cosa che ho un'idiosincrasia. Nel momento in cui mi stai facendo fare delle robe inutili che non sono vere nella vita reale, tu mi dici che invece lo sono e ci dobbiamo convincere che lo sono, come quando ti fanno vedere la forma dei cubi. Tu, non esiste una correlazione tra quelle due, tra quella roba lì e uno che performa bene nella vita, non è mai stata dimostrata, ok? Quindi è una cosa che mi innervosisce. Quando avevo testato il mio QI erano test normali, tranne quando avevo fatto un test che era leggermente più serio e meno cubistico, quando ero piccolino, quindi praticamente quando avevo 11 anni dicevano che avevo il QI di un 18enne o qualcosa del genere, ma non era in punti. Il mio amico degli investimenti si chiama Alessandro Di Bartolo, quindi Bigone dice isolarsi fino ai risultati, sì. Info marketing per babbuini può essere d'aiuto se faccio dropshipping, sì. Big Legge, Hustle Hard, Hustle Smart, 50, alcune pagine sembrano trascritte da tuoi live di Mindset. Ok, quindi non è un fatto di il problema è che alcune... ecco, e poi sono test falsati come tutti i vari, il SAT, il GRE, sono stupidaggini, adesso Donna deve fare l'IELTS, cioè Donna a momenti è cittadina inglese, le fanno fare l'IELTS per l'università qua, cioè purtroppo è un problema. E poi ti dicono per esempio che, perché escono gli avvocati in America, hanno in media un
un GRE, quelli che si laureano ad Harvard, molto alto. Ma è una statistica falsata, perché senza il GRE non ci entri nel dipartimento, dovrebbero aprire a tutti e vedere se c'è una discrepanza tra quelli che hanno il GRE alto e il GRE basso. Non l'hanno mai fatto, quindi. Però, ragazzi, tranquilli, tutto a posto. Due matematiche adesso, un'azienda con 40 persone che fattura, ma è importante, fa utili. Io ho sempre fatto fatica in matematica. La mia prof è una babuina. Ragazzi, andate su provababuini.com e guardate che c'è la versione gratis. È gratis, non la dovete pagare. Concentrate qualche lezione, chiaramente il corso poi completo ovviamente lo acquistate e mi fate anche un po' lucrare. Allora, ecco, questa c'è finita in promozioni, però ormai le ricentriamo quasi tutte in principale, anche se c'è un problemino. Il corso va bene a chi fa l'elettricista? Assolutamente sì, perché vendi informazioni, semplicemente quando esci o fai uscire i tuoi, avete le informazioni per riparare ciò che dovete riparare o per fare un piano a livello elettrico così. Non dici a uno come fare, ma lo fai tu, esattamente sì, che ci crediate o no, idraulici, elettricisti, potete anche voi aumentare, che non dovete fare il videocorso, che molti si confondono, cioè, ma cosa c'entra fare un corso? Infatti non lo fai. Stanno anche arrivando dei nuovi video, oggi li ho uppati nella serie Il più milionario di Dubai. Va bene, io tra poco dovrò andare perché la signora torna da Salsa, e le ho promesso che andiamo a camminare in giro nella nostra community con solo 56 gradi percepiti all'ombra di un ruscello, quindi è abbastanza interessante. Ok ragazzi, info marketing per babuini è lo stato dell'arte, è un corso stupendo, un corso che ho paura a buttare fuori, ma fortunatamente non era troppa roba. Molti sono abbacinati e scioccati, peraltro non state dormendo per vedere il corso. Ormai mi sono babuinizzato, meno male. Grande Simone, a quanto lo devo mettere un corso hacking? Quanto devo prezzare l'ora? Ferraro, non esiste questa roba qui, non te lo posso dire, non c'è il prezzo. È un discorso un po' più complesso di prendere babuini. Non c'è più il prezzo. Chi non capisce questa roba qui è già in litri di merda piuttosto grossi. Ok? Quindi ve lo dico, sta a voi credere o non credere quello che è, non dire no, ma perché in realtà va bene, va benissimo tutto. Davvero ragazzi, cioè se non capite come fare i prezzi, perché farli, non andrete da nessuna parte. Ave Big, ciao. Non penso niente bene di nessun coin, ragazzi, costi coin, minchia. Non c'è coin, c'è che si investe in se parliamo di investimento, ok? I coin non sono un investimento, sono una speculazione, va bene? Speculazione. Dopodiché se fate trading, come è tanto tempo che dico, sul cripto, che io non so neanche da dove si cominci, ok? Potete monetizzare, potete anche perdere un sacco di soldi, va bene? A chi fa il trading del forex, io non sono capace, non so cos'è, però, ok? Nessun coin va bene. Il coin non c'è il coin. Se poi avete soldi da buttare e volete mettere 5.000, 10.000 euro in Bitcoin e fare buy and hold, è un discorso, ma non è un investimento. Dovete investire in cose che controllate, che abbiano un track record e che abbiano già reso in modo stabile e prevedibile ricche altre persone. Quello è un investimento. Il Bitcoin o il Fritz coin o il Plin coin, tutto coin. Non, per adesso non va bene, lo so che ragazzi da fastidio, però purtroppo queste sono le verità. L'hai ritrovato il pennarello nero? L'ho ritrovato il pennarello nero, me lo rubano ogni volta. Avevi detto che in una cena con donna avevi le cuffie, ascoltavi la frase sono felice e grato, l'altro grazie sei un grande. No Alice, quando sono uscito con donna avevo il cinese, avevo l'auricolare con i podcast cinesi, sì. E abbiamo, donna ha dormito per mesi e mesi con il cinese che andava. Donna capisce un po' di cinese. Quando siamo andati a Sacoma in vacanza, ai tempi, altra situazione economica, ero riuscito a mettermi via 400-500 pound. Ho comprato uno all'inclusive, è stato anche bello. Col pullman siamo andati in hotel, che si mangiava malissimo, ma carino.
E sono entrato in un cinese, ho ordinato in cinese, mi sono messo a parlare in mandarino. Parliamo 20 minuti, esco e donna mi fa. E alla fine sta cosa che loro lavorano comunque solo 4 mesi all'anno e poi tornano in Cina, intelligente, perché guadagnano, poi vanno in Cina. Gli faccio, sì, sarà anche intelligente tesoro, ma non è normale che tu l'abbia capito, considerando il fatto che ci stavamo parlando in mandarino, per dire. Beh, mi trovo in una situazione un po' antipatica, mi sa che il cliente non è un genio, mi sto accorgendo che il mio prodotto non viene apprezzato pur vendendo bene. Stavo pensando di abbassare la qualità per marginare di più, tu cosa faresti? Grazie mille, Big. Allora, abbassare la qualità dipende che cosa intendi, tu potresti abbassare, innanzitutto di cosa stiamo parlando, di un corso? Uno dei problemi, allora, cioè, se io dovessi dire quanto valgono i miei corsi e quanti ne dovrei vendere al mese, dovrebbero sparire praticamente tutti gli altri che vendono corsi. Io ho detto praticamente, qualche altro corso bello c'è, però dovrei monopolizzare completamente il mercato, vendere 1 milione al giorno e vendere i corsi a non so, 20.000 euro l'uno. Ok? E, ciao Alfione, ho visto che mi hai inviato un vocale, adesso ti rispondo. Non so se posso farlo sentire live, quindi devo chiudere. E quindi, peraltro, cosa ne pensi di Babuino? Vorrei dire che Alfio è un babuino che poi suona male. Stiamo scherzando, non mi permetto mai di dire queste cose. Allora, cosa stavo dicendo, ragazzi? Mi sono confuso che ho visto entrare Alfio, mi sono emozionato. Alfio, avverti prima di entrare. Che diavolo stavo dicendo? Sì, i corsi, ok. Tu devi vendere un qualcosa che sia digeribile per gli altri. Molti dei miei corsi vengono mal capiti da molti, cioè che è troppo. Oppure, ma sai quanti feedback? Alcuni li avevamo anche postati, di gente che capisce che cos'è online marketing per mentecatti dopo un anno. Cioè che dice, ma sai che io l'ho rivisto dopo un anno adesso ha senso? Perché ci sono delle finezze che possono non essere percepite, ok? Non le capisce. Perciò devi un attimo vedere tu che cosa dai al tuo pubblico. Esiste il proprio massimo margine. Bravo, Gaetano che dice: non esiste il prezzo, esiste il proprio massimo margine. Gaetano è per forza un babbuino. Vedete, questa è la classica affermazione di un babbuino. Gazzellina mi avrebbe detto: mettilo a 1000. Andava bene prima, adesso. Oh, ragazzi, mi fate sudare le proverbiali 7 camicie. Veramente. Veramente, veramente. Vabbè. Allora, chi vuol provare gratis il corso, provababuino.com. Per candidarmi come VTA, dove posso scrivervi? Come si accede? Provababuino.com, oppure se lo vuoi comprare subito, infomarketingperbabuini.com. Molto, ci sono i link in pagina, abbiamo il retargeting, gli altri, eccetera. Che cosa stavo dicendo? Allora, per candidarsi, ragazzi, bisogna mandare una candidatura a ufficio@biglucainternational.com. Verrete archiviati, verrete scremati e poi, se è opportuno, adesso non credo che ricerchiamo nuove figure, quantomeno non di venditori, e quindi chissà cosa porterà il future. Future. Come faccio a capire se una nicchia è profittevole? Te lo dico live in 30 secondi. Il lancio corso viene venduto senza i bonus. Sì, bonus. Ecco, prova, babbo, c'è il link. Sì. Si alza il prezzo o togliamo tutti? Si alza e togliamo i bonus. Sotto i 10k al mese non è vita, e sotto i 10 milioni in banca è povertà. Voi abbiate questi standard. Comunque, ragazzi, sto tornando. Palestra comincia a funzionare, già i muscoletti stanno ricrescendo. Comunque, ragazzi, l'home gym è stato uno dei miei migliori investimenti. B, come sempre, numero 1. Grande, grande, grande. Ragazzi, il 25 a mezzanotte scade il lancio. Ok? E non potrete più portarvi a casa questo ben di Dio. Va bene? Qui, raccomando, quello che volete. Fate lucrare i miei venditori, che sono tutti ragazzi volenterosi, che devono pagarsi gli studi, cioè, sono cose vere. Devono fare tante cose interessanti.
Quindi i bonus vengono venduti singolarmente. No, i bonus sparisce, non li mettiamo, sono bonus, ragazzi. Non è che vendiamo i contratti legali, i contratti stilati. Il mio legale è un mese e passa che lavora per voi. E ve ne potete accorgere perché non sono la copia dei miei contratti, sono fatti per voi, quindi non mi servivano. È chiaro, no? Io ho già i miei, che cazzo li... Non è che deve mettersi a lavorare due volte, siete d'accordo con me su questo? Ha lavorato per voi, ma non è che poi vendiamo le robe, sono dei bonus che abbiamo fatto stilare, poi abbiamo detto c'è il corso sulle informazioni, le prestazioni professionali da For You, le consulenze, e c'è una fattispecie contrattuale, così siete tranquilli anche quando vendete, che vendere informazioni così per aria non va più bene, se siete professionisti, avete la parcella, retainer, l'agency, dovete contrattualizzare bene, vi abbiamo fornito dei template già fatti, li ha fatti il mio studio legale, ma non è che poi l'intervento di Dave D è dentro alla registrazione di Riccione, l'abbiamo preso e l'abbiamo messo come bonus, non l'avevo neanche deciso io non l'avrei fatto, però mi hanno detto ma sì, diamogli anche quello così sono contenti, più completo, va bene, cioè ci sta, è congruente. Cosa faresti se la tua inserzione performance bene ma nessuno lascia i propri contatto? Non vuol dire che non sta performando, come fa a performare bene se nessuno lascia i dati di contatto? Scusami. I bonus adesso sono inclusi, capito? Per definizione, se tu stai facendo lead generation e non ricevi lead, l'inserzione non funziona. Mi sembra abbastanza ovvio. Non può avere delle ottime performance senza che nessuno lascia lead. Farò un video su questa componente tecnica versus quella strategica. Dimmi tu come si potrebbe fare. Ha acquistato il babbuino con le prime commissioni di VTA. Grande Alessandra. Vedi, Alessandra ha preso VTA, ha lucrato come venditrice, soldini, un po' li ha reinvestiti in infomarketing per babbuino. Giusto, brava. Brava. Brava Alessandra. Altre domande? Gazzellucce mie. Io veramente non ridisco. Ragazzi, se siete delle gazzelle, non dei babuini, per favore non reinsegnate robe di price strategy o cose varie, per favore. Sì, Big, effettivamente sono babuino, ma ancora ho iniziato a studiare, che si debba cercare il proprio massimo margine, una conseguenza che chiunque dovrebbe dedurre, anche solo dal tuo materiale gratuito, basta avere un minimo di logica, ma capisco che c'è carenza. Sì, però non è esattamente così. Conversione con landing page. Conversione vuol dire niente, conversione cosa? Immagino che sia contatti, quindi se non acquisisci dei contatti profilati che poi comprano, cioè tu capisci se l'opt-in converte quando comprano, infatti si ragiona al contrario, cose che ho già spiegato e che mi sono stufato di ripetere, c'è un opt-in che ti fa arrivare leads, non sta convertendo, inviatele ai vari tag, li ho appena ucciso, no, non lo sai. Big, dovresti farti pagare anche i live che fai qui su Facebook. Sì, ci stiamo arrivando. Sì, adesso arriviamo a fare un'area privata con dei contenuti ciclici ed esclusivi perché mi sono assolutamente stufato di farli gratis e poi dover moderare gli imbecilli. Ci deve essere due persone dell'ufficio connesse mentre io parlo e poi mi innervosisco, quindi non va bene. Adesso ci stiamo arrivando, faremo tutto, ragazzi. Un attimo, che qua siamo persone pigre, soprattutto me. Poi io ho il pattern del sonno completamente sballato. Oggi mi sono alzato alle 7 di sera. Per forza che poi donna si incazza. Ma se io ho in mano un mestiere, posso vendere consulenze per insegnare come si fa senza avere alcun titolo, foglio di carta che certifica le mie capacità? Sì, a meno che non sia richiesto dalla legge. Per adesso non c'è, io penso, nessuna materia per la quale tu debba essere certificato e insegnarla. Molti si confondono con questa roba perché si... credono che per insegnare si intenda l'università, come se all'università fossero solo loro che possono insegnare, no? E questo è un meccanismo classista obsoleto a cui io mi ribello, ok? Io per esempio ho seguito un corso di autoformazione, autocoscienza, insomma un fuori corso, no? Però è una battuta, ragazzi, a meno che non ci siano requisiti di legge puoi insegnare tutto quello che voglio, meno male oltretutto, perché tu capisci che insegnare chi ha i risultati e chi ne sa, no? Chi ha un titolo dato da uno che ha avuto un titolo da un altro che ha avuto un titolo che ha dato un altro, non si muovesse una laurea cambieremmo di schema piramidale. Ciao Cri, come stai? A posto?
Vabbè, signori. Provababuino.com, infomarketing per babuini, chiude tra 5 giorni. Qua sta succedendo un casino, vedete i feedback, gente se lo sta ripagando su, voi rimanete fuori, se volete rimanete fuori, non so più cosa dire, ok? Devo andare.